Il Monte San Giorgio, sito UNESCO noto per i suoi ritrovamenti fossili, si trova qui al confine tra la Lombardia e la Svizzera. E nella mappa che stiamo per vedere vediamo dove affiorano le rocce del Triassico Medio e in particolare questa linea viola rappresenta la formazione di Besano da cui provengono gli esemplari che abbiamo studiato. Essa è costituita da un'alternanza di scisti e dolomie ed affiora come vedete. Queste sono immagini eccezionali fatte in presa diretta con i volontari del gruppo paleontologico di Besano nel 1993. Senza di loro, sotto la guida di Giorgio Teruzzi, allora direttore degli scavi, non sarebbe stato possibile recuperare così tanti fossili, in particolare dal livello 65, il Besanosauro, che è diventato oggi ancora più famoso nel mondo perché è eccezionalmente completo ed è il rappresentante di una nuova specie di ittiosauro di cui ora conosciamo altri esemplari. Qui vediamo ancora il recupero vero e proprio dello strato 65, che era molto sottile, per non danneggiare il fossile contenuto all'interno delle lastre come in un sandwich, si fecero dei tagli prestabiliti, avete visto che comunque lo strato si frantumava comunque. La presenza di ossa andava poi verificata come? Sono state fatte all'epoca delle radiografie, adesso per lo studio recente appena pubblicato e altri studi che sono in corso abbiamo fatto delle tomografie al Policlinico di Milano che ci hanno permesso di visualizzare i fossili e le ossa non più soltanto in due dimensioni ma in tre dimensioni e ci hanno permesso anche di vedere la morfologia degli elementi nascosti sotto la superficie delle lastre. Per preparare, cioè estrarre fisicamente le ossa a mo' di basso rilievo su questa grande superficie di 11 metri quadri, furono necessari 5 anni di lavoro, in cui lavorarono 3 tecnici per un totale di 16.500 ore, con tecniche diverse, in gran parte manuali, quindi bisognava sotto il microscopio rimuovere granello per granello la matrice rocciosa che ricopriva le ossa. Siamo davanti a 2 crani di Besanosaurus. Il primo, che fu trovato nel 1993, è anche quello meglio conservato e giace in norma laterale, quindi si vede dal lato sinistro. Questo invece è stato individuato recentemente nelle collezioni del nostro Museo di Storia Naturale e ripreparato, cioè portato bene in luce, per questo studio. Apparentemente sembra avere un muso più largo, ma in realtà è dovuto al fatto che si è fossilizzato con le ossa un po' sparpagliate, viste dall'alto. In effetti la sagoma che più si avvicina alla forma che questo animale doveva avere in vivo è quella che possiamo vedere sull'olotipo. L'animale aveva questo rostro molto sottile e allungato, caratterizzato dalla presenza di tanti piccoli denti. Li vediamo qua, ma li vediamo anche qua, sono esattamente gli stessi. Un'altra particolarità di Besanosaurus sono questi attacchi muscolari molto sviluppati sulla mandibola, che servivano all'animale per afferrare le prede con rapidità. Mentre lo scheletro originale del Besanosauro viene tenuto nelle collezioni di studio in lastre separate, qui, nella sala 4, abbiamo ricomposto in forma di calco tutto l'esemplare in modo che il pubblico lo possa vedere ed è enorme, 5 metri e ci riserva una scoperta nella scoperta perché nel ventre abbiamo trovato delle piccole vertebre appartenenti ad un embrione che questa femmina di Besanosauro non aveva ancora partorito quando morì.